Benvenuti a questo appuntamento di una serie di appuntamenti che festeggiano i 100 anni delle nostre squadre calcistiche nate nel 1919. Abbiamo cominciato il 1 settembre con il torneo del centenario presso lo stadio Luigi Arriola di Cave, abbiamo proseguito con la presentazione del libro del centenario il 7 settembre di Palestrina nello specifico e oggi proseguiamo con il libro delle quattro sorelle, quindi tutti insieme raccontiamo questa storia di 100 anni. Io ho il piacere come presidente della banca logicamente di presentare questa iniziativa, questo evento che è partito qualche mese fa dal consiglio di amministrazione della nostra banca iniziando da Palestrina, che sapevamo che c'era anche il centenario, 100 anni dalla fondazione di questa importante società. Abbiamo detto di fare a questo punto un'iniziativa che poteva inglobare anche delle squadre vicine che stanno sul territorio, che la banca dove lavora, quindi Cave, Genazzano e Tivoli. Nella prefazione dico, io parlo per 100 anni di amore dello sport, e in effetti questo è, credo che sia stato un caso, ma non proprio un caso, perché insomma era un anno particolare quello del 1919 e quindi moltissime squadre sicuramente avranno iniziato la loro attività, ma poche sono arrivate a compiere 100 anni, quindi queste quattro mi ha meravigliato molto all'inizio, perché non pensavo ci fossero quattro squadre che contemporaneamente avessero pensato di creare quella loro struttura così. Ma non è soltanto limitata al calcio l'attività di queste società, anche in altri comparti. Abbiamo rintracciato uno statuto che credo sia proprio quello di Palestrina, in cui si parla dello statuto che si doveva valorizzare anche l'attività sui vari territori presenti. E quindi le attività ricreative, attività turistiche, eccetera, questo è molto bello se ci pensiamo un istante, se andiamo indietro con gli anni. E questo, diciamo, è stato quello che ha mosso un po' questo incontro. Io innanzitutto volevo ringraziare a nome dell'Audace, volevo ringraziare la banca, perché senza di loro questa iniziativa non sarebbe stata fatta. Dopodiché volevo ringraziare i compagni di viaggio, che sono stati dei compagni che hanno avvicinato, praticamente le quattro società l'hanno avvicinate moltissimo, anche se non c'era bisogno, però è stata una cosa, questo tempo, questo periodo che tutti quanti litigano, stare fra società, stare insieme e fare del vero fair play praticamente fra di noi è essenziale e importante, perché noi siamo praticamente di esempio a questi ragazzi qua. Il compito per me è stato molto più semplice in quanto a settembre è uscito un libro sui 100 anni solo del Palestrina. Però scavando nel passato è emersa una cosa molto importante che unisce queste quattro società: la passione e l'impegno che hanno messo in questi 100 anni e hanno dedicato a questo sport che noi amiamo, che è il calcio, e speriamo di passare la nostra passione pure alle future generazioni. A trovare quattro società che, divise dalla sana rivalità sportiva che ci deve sempre essere, insomma, qualche volta anche molto accesa, però si ritrovano insieme a festeggiare veramente questi 100 anni, e l'idea di farlo tutti insieme è ancora più bella secondo me. Ci sono stati personaggi che hanno dedicato molto tempo a loro. Uno lo voglio ricordare, un paio, mi scuso per chi non ricordo, uno è Luigi Rocchi e l'altro è Cesare Vittorio, che hanno dato tanto, oltre, no? Hanno sottratto tempo a se stessi per dedicarlo appunto a questa attività sportiva, che è un'attività sportiva nobile, perché arriviamo al centenario e avviamo il bicentenario, quindi senz'altro il ricordo in questo momento va a tutte quelle persone che hanno lottato con grande passione in tempi difficili a far sì che poi questi 100 anni senza soluzione di continuità raggiungessero quello che è successo questa sera, con questa bella riconoscenza e con questa bella testimonianza. È chiaro?